Con Edoardo De Angelis. Allora, Edoardo, dopo il set e l'anteprima a Venezia, ora finalmente devi lasciare andare il tuo comandante al pubblico e ti chiedo subito che effetto fa. Intanto di liberazione perché poi a un certo punto questo bambino deve andare a scuola, deve camminare con le gambe sue. Poi è un momento bello pure per assaporare l'avventura cinematografica. Questo è un film che è durato tanto, il lavoro, mi sono pure impegnato tanto. E soprattutto mentre l'ho vissuto non ho avuto proprio lo spazio fisico-mentale per poter assaporare. E questo sapore è qualcosa che sento, comincio a sentire adesso con un pochettino di distanza, con un pochettino di spazio tra me e il film. Però è anche un momento molto gaudente, perché a me manca per lunghi mesi l'esperienza fisica del cinema, durante il montaggio, le Anche il musiche, set. la lavorazione del suono. Il set è il mio momento preferito perché è molto fisico, perché è il momento in cui io faccio succedere le cose, ma è anche fisico il momento dell'incontro col pubblico, i dibattiti, l'approfondimento. Le critiche, i litigi, le pacche sulle spalle, le strette di mano, soprattutto gli sguardi. Gli sguardi di chi si posa su qualcosa che tu non hai guardato, hai fatto. E fa anche un po' di pudore. Quindi che rapporto hai con la critica? La leggi, la segui, ne prendi, ne fai tesoro? Ma guarda, io ho molto rispetto per la critica che ha rispetto per l'opera. Quindi mi piace pure una critica, come dire, che non accetta le mie scelte, però che sia ponderata, che sia approfondita, che sia argomentata. È una bella lettura, perché è un altro momento del racconto, l'analisi e la critica. Mi disturba molto la superficialità quando la leggo, ma mi disturba ancora di più quando percepisco del narcisismo nel critico, quando addirittura pretende di sapere quali fossero le mie intenzioni, ma non lo faccio neanche io. Per il resto è un ruolo maieutico perché tira fuori qualcosa che magari mi mostra che io neanche avevo visto, perché poi nel fotogramma c'è tanto di sedimentato, di studiato, di preparato, di provato, ma quello che io veramente cerco ogni giorno sul set è la gioia fulminante di qualche cosa che non avevo previsto. E che magari si può ricreare quasi magicamente senza averlo in nessun modo programmato, che è anche la bellezza poi del set. Sì, e chiaramente questa cosa si verifica solo se tutto è stato ampiamente programmato, provato, organizzato. Altrimenti si verifica, come dire, qualche fenomeno estemporaneo che magari sul set sembra avere un valore, ma non ha valore nel fotogramma. È un equilibrio strano. Per me l'improvvisazione non ha valore se non è generata da una lavorazione meticolosa, da una Anche preparazione l'improvvisazione. meticolosa. Certo, perché l'improvvisazione non è un fungo, nasce sugli strati e strati di lavoro fatto, sul gesto reiterato. Quando il gesto viene ripetuto tante di quelle volte che chi lo compie non ha nessun pensiero nel comperlo, ecco che lì l'artista di talento può tirare fuori quel guizzo inaspettato, ma su quella base lì.
Se no non è niente, se no è lo pazzarillo che arriva e fa una cosa che non c'ha zitto niente. Però è una chiave di lettura molto interessante. Tornando al comandante, è una storia di un uomo, ma anche e soprattutto di un collettivo. Quindi volevo chiederti l'esperienza di girare il film con questa banda, diciamo, di ragazzi. Intanto la sensazione più bella è stata quella di condividere una sorta di annullamento dell'ego. Ci siamo sentiti tutti dei tramiti. L'intento era ed è quello di tramandare questo racconto così importante, così cristallino nel suo significato. E poi è chiaro, ognuno lo fa col proprio corpo, con la propria faccia, col proprio tono di voce. Non è possibile azzerare del tutto l'identità autorale nel gesto cinematografico, ma cercare di utilizzarla per far elevare in maniera più fulgida possibile questo racconto vero, reale, questo è stato un gesto bello, un gesto di, come dire, non di altruismo, ma di soccorso. Ecco, così come Todaro con il suo gesto di forza ci insegna che la forza vera è il soccorso, anche noi attori, autori, siamo andati in soccorso di questo racconto. Appunto, qual è la modernità oggi di Salvatore Todaro? Ma Todaro, lui diceva sempre, io 2000 anni fa guidavo una triremo romana. Quando Denis lo criticava, diceva, ma perché lei fa questo? Un ufficiale tedesco non si mette a salvare i naufraghi. E lui risponde, un ufficiale tedesco non ha 2000 anni di storia di civiltà sulle spalle come ce l'ho io ho una responsabilità, io sono italiano. Quando questo dice, sono italiano. A me, uomo del sud, tu mi puoi capire, la questione dell'essere italiano è sempre stata controversa. Noi non siamo mai stati italiani. A un certo punto ci hanno detto, voi siete italiani, quindi siamo liberi. No, cambiate il re, non devi più giurare fedeltà a questo re, ci sta un altro re che però è più re di quel re di prima. Non mi ha mai convinto questa storia. Mi sono sempre sentito un conquistato. Dai piemontesi come dagli angioini, come da tutti quanti prima. Però che è successo? Che decennio dopo decennio, in quest'Italia che era un'invenzione, un'idea poetica, romantica di chi ci credeva davvero, è un'idea strumentale di chi invece ha colonizzato le altre regioni, ma ha generato un miracolo, che sono esistiti gli italiani. E gli italiani sono nati come parte di un crogiolo, questo bordello meraviglioso e putrido. Questa è l'Italia, era l'Italia all'epoca e è l'Italia oggi. Un Sarà l'Italia. bordello. E sarà, allora, se sopravviverà l'Italia, è grazie alla nostra caratteristica porosa, grazie alla nostra caratteristica accogliente, grazie al fatto che noi la porta la lasciamo aperta. Il giorno in cui noi la porta la chiudiamo, l'Italia è morta. Molto, molto interessante. Facciamo un attimo un passo indietro. Sono passati più di 20 anni dai tuoi primi cortometraggi, Lo Scambio del 2001 e Mars Tua del 2002. È inevitabile, non posso che chiederti che effetto ti fa oggi, oggi ad un giorno dall'uscita del film, guardare il tuo percorso, guardarti indietro. No, no, non guardo indietro. Non riguardi neanche le cose che hai fatto. No. No, perché mi commuovo. Se vedo un film che ho fatto, mi metto a chiangere come un cretino, come un vitello, mi commuovo. Perché io proprio li amo i film, cioè io li amo proprio farli i film. E quindi se li rivedo mi metto a piangere. E quindi non è che guardo avanti come se fosse un dogma. Ma perché sono troppo attratto da quello che deve ancora succedere, dal prossimo film che devo fare. Io quando facevo questi cortometraggi che usciti, per vivere, realizzavo anche delle pubblicità per dei negozi locali, per un negozio che vendeva gabinetti e rubinetterie, ma non ho mai avuto sofferenza per questo stato di cose. Io ho sempre goduto
di aver fatto un unico mestiere nella vita, che è questo. E che io adesso abbia fatto un film che è costato quanto 10 dei miei film precedenti, non cambia niente, non cambia niente. Mi interessa l'umanità e soprattutto il prossimo film mi interessa. Bello, bellissimo. Quando l'hai capito però che, ok, poteva diventare, potevi essere il regista Edoardo De Angelis? Perché ti ho detto, comunque facevi anche videoclip, realizzavi anche pubblicità, no? Hai detto, però Sì, ho c'è stato un fatto. momento in cui, un po' come quando il tennista dice, adesso si fa sul serio, adesso farò solo il tennista, farò solo lo sportivo. No, ho sempre pensato che avrei fatto solo questo. Ma non c'era neanche una motivazione concreta, reale, è che semplicemente mi sentivo questo. Io la prima volta che ho fatto un cortometraggio era il 99, avevo 19 anni, ma non ero mai stato neanche su un set, non avevo proprio idea di come funzionasse un set, di cosa fosse la grammatica cinematografica. Io semplicemente sentivo che quello era il mio linguaggio e non ho mai smesso. Non voglio dire non potrei fare altro, ma non ho mai pensato a fare altro. Poi magari potrei pure, cioè, mi piacerebbe fare anche l'avvocato, mi piacerebbe fare il cuoco. Cioè, poi mi sarebbe pure piaciuto tanto fare il cantante, ma la natura non mi ha dotato questa possibilità. Questo, per esempio, è una fonte di sofferenza continua dentro di me. Però ci devo fare i conti, cazzo fa. Potrebbe essere la storia di un futuro film, Ma no, perché è questo. una storia troppo triste, perché io proprio non ci riesco. Per esempio, pure avrei potuto essere un ballerino. Ma anche in quel caso la natura non mi Non è ha stata. dotato, no. È infatti, diciamo, quindi comunque sei un po' per la scuola del fare. Ti hai detto a 19 anni, hai iniziato senza nessun. Sì. Quindi per il fare, poca teoria, andare lì con la camera. Oggi addirittura si può pure girare col telefonino, si può montare. Sì, Indipendentemente, cioè. però attenzione a questo concetto, non va travisato. Che fare non significa fare a capo di cazzo. No, certo. Cioè, che tipo, piglia la telecamera, vaga, gira, segue quel cane. L'ha fatto già Buñuel, l'ha fatto bene, non c'è bisogno. Fare per me significa guardare quello che è la vera fonte ispirativa del cinema, la vita, piuttosto che altro cinema. Perché se noi facciamo il cinema, ci sono tanti grandi registi cinefili, per carità. Però a me non mi è mai interessato perché l'immaginario di chi fa film ispirandosi ai film è un immaginario derivativo. L'immaginario di chi fa film ispirandosi alla vita è un immaginario che è originario. E quindi tu quando vedi un film di un autore che si ispira alla vita, te ne accorgi della differenza degli autori che si ispirano al cinema. Poi ci sono risultati elevatissimi anche nel caso dell'immaginario derivativo, però a me non mi interessa. Ok, e un po' mi hai risposto anche a quella che era la prossima domanda, cioè volevo chiederti i tuoi, chiamiamoli maestri di regia, e se ti ispiravi a loro, cioè, perché molti registi si ispirano comunque ai propri riferimenti, ma È l'hai normale. appena detto però, è derivativo, quindi probabilmente. Non è normale, però voglio dire, pur avendo io questo tipo di approccio, ero negli anni 90 innamorato di Emir Kusturica, perché mi sembrava che quell'autore avesse raccolto la tradizione della commedia all'italiana, l'avesse messa in un contesto caratterizzato anche dall'elemento dionisiaco, e questa cosa mi esaltava, mi piaceva molto. Infatti io non ho mai guardato tanti film, ma ho guardato tante volte pochi film. Però, diciamo, non c'era mai l'aspetto di emulazione, No, diciamo. c'è stato pure C'è stato quello. pure. Sì, perché io lo imitavo Kusturica all'inizio, cioè lo imitavo proprio perché le cose che io vivevo a Caserta mi sembrava che trovassero il giusto segno in quello che faceva lui. Allora, siccome sentivo una fratellanza,
Vedevo come le faceva lui e provavo a farlo. Poi non ci sono mai riuscito effettivamente, ma ho capito a un certo punto che non aveva senso. No? C'era. Questo l'ho capito facendo i cortometraggi. Non aveva senso per me. Io dovevo trovare un segno che fosse mio. E questo penso che insomma sia una delle poche cose che invece sono riuscito a fare. E invece come spettatore, appunto, oggi che spettatore sei? No, io è normale, io guardo un film. L'altra sera ho visto Elemental con i miei figli e piangevo come un vitello. E mio figlio dice: "Ma che c'hai? È bello sto film, mi ha commosso." Allora lui mi ha detto: "Non stai piangendo di gioia?" Ho detto: "Sì, piangendo di gioia." Ma io quando vedo un film non è che mi metto a dire: "Ma chissà, ha sbagliato, ha fatto", non mi interessa. Che il confine c'è il rischio, non tanto questo, ma magari anche di soffermarsi troppo sull'aspetto tecnico e non godersi poi lo. No, mi capita di guardare film per analizzarli, per studio. Questo lo faccio, però se vado al cinema cerco di trascorrere una serata, insomma, cerco di immergermi come qualunque altro spettatore. Tra l'altro non sono neanche uno spettatore particolarmente privilegiato, ci sono cose che io non ho nemmeno proprio idea di come le facciano e mi godo il mistero Ah. Beh, della messa in scena. non è scontato questo. La fatidica domanda, dopo un periodo di crisi, è vero secondo te che lo cinema italiano sta tornando ad avere un buono stato di salute? Oppure una. Ma io per esempio ho visto che a Venezia, cioè, i sei film in concorso erano sei soggetti così diversi tra loro. Questo già mi racconta che c'è una varietà di desiderio di raccontare. E non c'è un'uniformità, no? Sono proprio storie diverse, lontane tra loro. Qualcuna d'epoca, qualcuna ambientata al giorno d'oggi. Spero che si possano fare delle leggi di natura protezionistica per il nostro cinema, perché quello che mi manca è un'industria solida, un'industria solida che si approva delle mode, cioè un'industria solida, però oggi lo Stato, invece di aprire il tax credit a tutti, dovrebbe aprirlo soltanto alle produzioni italiane. Se fa questo, da qui a 10 anni noi abbiamo un'industria cinematografica. Adesso siamo ancora terra di saccheggio. Gli stranieri arrivano qua, comprano la nostra prestazione e si prendono tutti i diritti sull'opera. Arrivano qua, producono e si zuccano una grande parte del tesoro del nostro tax credit. Ma perché? Cioè, abbiamo un governo di destra. Oh, facessero una cosa di destra. Facitela. La cosa di destra, io vi applaudo se la fate, però la dovete fare, perché fino adesso non ho visto niente di destra, ho visto solo niente. In chiusura, il tuo film preferito di guerra invece? No, io non sono appassionato di film di guerra, però per esempio a me, studiando, allora facciamo così, il mio film preferito di guerra. E poi te ne faccio invece un'altra. Il mio film preferito di guerra. Apocalypse Now. E invece a noi di Otcorn piace fare un gioco. Domani devi portare con te un film su un'isola deserta. Quindi un film che c'hai, sei tu e quella cassetta, lo devi riguardare sempre. Quale porti? Underground. Senza dubbio. Sì. È quello che ho visto e rivisto più volte. C'è un po' tutta la mia visione del mondo, del cinema. C'è la fratellanza, il tradimento, l'ipocrisia, la lotta fratricida, la capacità del paradosso ridanciano sulla morte, l'efferatezza. È la vita che non riesci mai, mai, mai a schiacciarla del tutto. Grazie Edoardo, grazie mille. Grazie a voi.